Eccoci qua, speriamo che la forza sia con noi, anzi lo è. Insomma, questo è il primo video podcast dedicato alla storia della Sardegna. Non una vera e propria, come dire, lezione di storia, quanto piuttosto un approfondimento su alcuni temi. Certamente uno dei temi più rilevanti di cui si può parlare adesso, è la peste che nel 1652, tra 52 e 55, colpì la Sardegna, avendo un impatto assolutamente devastante sul territorio di quel regno. Quella peste non fu una peste sarda, fu una peste europea, una peste mediterranea che comportò durissimi contraccolpi in termini demografici, in termini economici. Naturalmente è un fatto che mi è parso interessante discutere perché è molto legato da un certo punto di vista, da diversi punti di vista, a quello che noi oggi stiamo vivendo. E cioè un'epidemia che colpisce tutti indistintamente, non si cura dei confini che vengono posti tra territori e dagli stati, non si cura di divisioni di carattere cettuale, di classe, colpisce i ricchi come i poveri, gli uomini come le donne, le persone di potere come le persone, come dire, più umili. Esattamente come la peste del 600, che fu anch'essa molto democratica, colpì tutti, colpì i nobili, colpì il clero, colpì le persone di tutti i generi, colpì i territori un po' a prescindere, diciamo, dai confini, esattamente come sta avvenendo oggi. Naturalmente non era la prima volta che l'Europa, il Mediterraneo, subiva gli effetti devastanti e distruttivi, della peste. Ne possiamo ricordare un'altra, quella, la peste nera del 300, che fu anch'essa un fattore distruttivo di primissimo ordine e che in qualche modo la cui memoria si è radicata a lungo nella coscienza collettiva degli europei, intere generazioni spazzate via, centinaia di villaggi della campagna abbandonati, città intere spopolate, la fine di la rottura di circuiti economici, di reti commerciali, di reti parentali e familiari. Fu un evento veramente drammatico e ci vollero tanti anni prima che l'Europa si riprendesse da quel trauma. Beh, la peste del 600 fu qualcosa di analogo sotto molti aspetti perché fu devastante e fu devastante anche in Sardegna. La peste arrivò in Sardegna ad Alghero, ma che arrivasse ad Alghero non stupisce se si considera che Alghero era una città prevalentemente proiettata sul mare, che viveva di traffici, di scambi commerciali e che quindi era molto esposta, diciamo, a questo tipo di trasmissioni, come tutti i luoghi di mare, come tutti i luoghi di porto e come tutti i luoghi di commercio, come tutte le città portuali che sono votate al commercio, quando si intravedono i primi segnali di una pestilenza, si tende un pochino a sottovalutare perché gli interessi in campo sono veramente consistenti e chiudere, applicare le norme di profilassi che pure esistevano già nel XVII secolo avrebbe comportato delle conseguenze in termini economici di grande impatto. Proprio perché si era coscienti del fatto che in realtà già allora esistevano delle misure profilattiche estremamente rigorose, che erano state normate, quindi erano state, come dire, inserite all'interno di norme precise, puntuali, scritte nero su bianco, che attivavano delle procedure speciali, che erano delle procedure finalizzate al contenimento del contagio. L'intero Mediterraneo, l'intera Europa si era dotata di strutture che erano finalizzate, di norme, di istituzioni e anche di strutture fisiche, architettoniche, finalizzate al contenimento di questo tipo di contagi.
Il termine quarantena che oggi noi utilizziamo deriva proprio dalla consuetudine normata di mantenere per 40 giorni in isolamento tutte le persone, tutti i mercanti, i corsari, i diplomatici, i viaggiatori comuni che provenissero da un'area sottoposta a misure particolari o comunque colpita da pestilenze, da epidemie. Quindi le notizie sulle epidemie, le notizie sulla nascita di focolai di infezione erano importantissime, erano tra le notizie più rilevanti che i consoli erano non erano dei veri e propri diplomatici, erano normalmente dei mercanti che però lavoravano in associazione con il proprio governo e lo informavano, diciamo, regolarmente su quelle che erano le principali attività di carattere commerciale, ma anche politico e sanitario che si svolgevano nel porto nel quale questo console o questi consoli avevano scelto di operare o nel quale erano stati inviati ad operare. E quindi informavano con dei dispacci i propri superiori, i governanti, i nascenti ministeri degli affari esteri e scrivevano qua si commercia prevalentemente un genere rispetto ad un altro, il governo sta varando delle riforme o sta insomma offrivano notizie di carattere politico, di carattere naturalmente commerciale, davano anche conto delle navi in entrata e in uscita e poi informavano sulle condizioni sanitarie del porto. Soprattutto informavano quando questa condizione sanitaria si deteriorava e determinava delle condizioni di pericolo di contagio per le persone che ci vivevano, ma naturalmente anche per tutti i popoli e tutti i territori che attraverso i commerci erano connessi con quel porto. Allora, nel momento in cui questa notizia dello scoppio di focolai, di infezione, arrivava nelle altre città portuali, si doveva immediatamente, questo prescrivevano le norme, prendere le misure profilattiche necessarie ad impedire il contagio. Il contagio e queste misure profilattiche naturalmente che cosa prevedevano nel caso di un porto? La chiusura degli scambi con il porto, con il territorio infetto. Questo naturalmente poteva anche avere delle conseguenze drammatiche per la vita dei mercanti che si trovavano ad operare in quella città, ma non solo dei mercanti, perché nelle attività commerciali avevano interesse un po' tutti, un po' tutto, l'indotto diciamo era molto ampio, andava dal politico che governava la città e che siedeva nei centri decisionali della città, fino all'ultimo, diciamo così, marittimo imbarcato che serviva nella nave, come mezzo. In mezzo c'era tutta la sfera sociale. E naturalmente quindi bloccare le importazioni e le esportazioni verso i porti infetti, tanto più se questi porti erano rilevanti sotto il profilo commerciale, quindi c'era una movimentazione intensa di merci, beh, questo aveva delle conseguenze, poteva avere delle conseguenze molto, molto gravi. Da qui anche, come dire, la prudenza nel dichiarare, nel bloccare, anche la corruzione molto spesso, cioè ci si faceva corrompere, si cercava di corrompere per far passare merci o persone nonostante il blocco che eventualmente fosse stato dichiarato dall'autorità competente. Insomma, fino a qui, tutto sommato, si trattava solo di bloccare un porto o più porti o gli arrivi e le partenze da e per quel luogo, ma per il resto la vita poteva continuare a svolgersi normalmente, diciamo. Molto diverso quando invece si incominciava a percepire che in città, nella propria città, stava succedendo qualcosa di grave dal punto di vista epidemiologico. Qualcuno iniziava a morire, qualcuno iniziava a vociferare, a chiacchierare, a parlare del fatto che queste morti fossero, sembravano legate o dovute non diciamo alle malattie ordinarie, ma a qualcosa di molto più importante come la peste. Naturalmente la medicina del tempo non era quella di oggi, non si era in grado di distinguere la malaria, che pure era molto presente in Sardegna, dalla peste, quindi i termini anche sono vaghi perché non si capisce bene quale sia la differenza. Sicuramente un elemento molto importante che noi dobbiamo tenere in considerazione è che non si conosceva il ciclo dell'infezione, cioè non si sapeva che la peste, come dire, veniva
inoculata dalla pulce, la quale la trasmetteva al ratto su cui la pulce si posava in cerca del sangue di cui si poteva nutrire. Quando il ratto moriva, la pulce saltava da qualche altra parte per continuare a esistere, e questo qualche altra parte potevano essere gli esseri umani che vivevano in una condizione di fortissima promiscuità rispetto non solo ai ratti, ma a tutta una serie di animali che per noi oggi sarebbero inaccettabili nelle nostre case. Al tempo, invece, come dire, la tolleranza nei confronti di queste presenze era molto maggiore. La tolleranza rispetto a queste presenze era maggiore, ma era maggiore anche la tolleranza verso gli odori che per noi oggi sarebbero assolutamente inaccettabili. La civiltà moderna, la civiltà dell'antico regime, è una civiltà degli odori completamente diversa da noi, è una civiltà di prossimità rispetto al mondo animale, completamente diversa da noi. È anche difficile comprendere che cosa significava passeggiare per una città di antico regime, attraversare quegli odori, attraversare quegli spazi così densi anche di presenze, diciamo, animalesche che oggi appunto noi non accetteremmo. E in tutto questo c'è anche l'igiene personale, che non è naturalmente paragonabile a quella odierna. Un'igiene personale che quando andava bene veniva praticata una volta alla settimana tendenzialmente, ma molto spesso, soprattutto nelle fasce meno, come dire, emancipate della sfera sociale, questa igiene era quasi assente, quasi del tutto assente. E si somma questa scarsa igiene anche alla nutrizione media di queste popolazioni, che non era sempre soddisfacente. Quindi anche come dire, da un punto di vista biologico, la capacità di resistenza degli esseri umani alle infezioni era fortemente compromessa appunto dalla presenza di questa condizione di igiene molto scarsa, dalla presenza degli animali, da questa promiscuità degli spazi, dalle condizioni abitative anche degli esseri umani, i quali molto spesso vivevano anche loro promiscui in situazioni molto strette. Insomma, è come se in certa misura in molti ambiti della società di antico regime è come se si facesse di tutto per creare le condizioni adatte al proliferare di malattie infettive e di epidemie. Le persone del tempo erano consapevoli anche di questa, di queste, di questa, della facilità con cui le epidemie potevano circolare. Certo, non ne capivano esattamente i meccanismi, quindi non avevano ancora un approccio a livello popolare, soprattutto non c'era un approccio scientifico a questo tipo di problemi, c'era più un approccio magico, quindi la punizione divina che si abbatte su una società che non regola se stessa sulla base dei precetti della religione. E da qui infatti abbiamo tutto un proliferare di riti religiosi, di processioni, di invocazioni nei confronti dei santi che sono i mediatori tra l'uomo e Dio, perché insomma perdonino la comunità e la liberino dalla punizione divina. Oppure le epidemie potevano essere attribuite anche al nemico interno. Cioè a quelle minoranze che in tanti momenti all'interno della storia venivano un po' utilizzate come capro espiatorio, e sulle quali si concentravano gli odi, le frustrazioni, le incapacità e le incomprensioni che si accumulavano nella maggioranza della popolazione, e anche spesso in coloro che guidava questa popolazione, cioè nei ceti dirigenti, nei ceti di governo. E quindi l'untore, questa figura quasi mitologica dell'untore, cioè di una persona che magari, utilizzando delle particolari pozioni, magie, alchimie, cose di questo genere, appunto, distribuiva, disseminava il morbo, la malattia, per colpire la popolazione, come quasi in un agire ispirato dal demonio, dal diavolo. E quindi da queste convinzioni che circolavano molto forti e convincenti nella società, si passava spesso alle vie di fatto, e quindi a colpire le persone che venivano considerate responsabili di questa unzione, di questa disseminazione di male che colpiva delle persone innocenti all'interno della società.
Nulla di strano che dietro queste esecuzioni o queste individuazioni ci fossero anche dei risentimenti di carattere personale, interessi privati più che pubblici. Però è chiaro che se queste azioni erano possibili nell'età moderna è perché a livello popolare e anche a livello di elite non era ancora matura una conoscenza dei processi biologici che regolavano e regolano la trasmissione della malattia. E quindi naturalmente in assenza di risposte si faceva riferimento a quelli che erano appunto come dire, gli elementi più semplici per spiegare un fatto così terribile come quello che avviene nella Sardegna, nel Mediterraneo, nell'Italia del 600, della metà del 600. In un contesto peraltro già profondamente compromesso dalla guerra dei 30 anni che si è svolta tra il 1618 e il 1648 e che è costata la vita a centinaia di migliaia di persone in tutta Europa e anche a centinaia di sarde, se non migliaia, che hanno combattuto nell'esercito spagnolo perdendo e quindi sono tornati a casa anche con un senso di frustrazione di abbattimento, molti di loro hanno abbandonato i campi, hanno combattuto essendo dei contadini non nobili e tornano a casa, devono ricostruire tutto e riprendere le fila di un'azienda agricola che molto spesso è stata compromessa dalla loro assenza e in generale da un clima di guerra che è stato veramente molto pesante in tutta Europa, soprattutto nell'Europa centrale, ma anche nell'Europa mediterranea. Dunque, questo è il quadro in cui, come dire, si registrano ad Alghero i primi casi di, non di coronavirus, ma di peste, e inizialmente le autorità non corrono subito ai ripari, un po' negano, un po' forse prendono sotto gamba con superficialità i primi avvisi che giungono alle loro orecchie, un po' forse anche si rendono conto che il costo politico di una chiusura della città è troppo alto e forse non si sentono ancora nelle condizioni di poterlo sostenere. Insomma, una serie di questioni, una serie di problemi li convincono a non dichiarare lo stato, diciamo così, di emergenza e quindi a non attivare quei meccanismi di profilassi che avrebbero garantito una migliore resistenza della città nei confronti del morbo e soprattutto avrebbero impedito, ma molto più probabilmente rallentato e anche di molto la diffusione della pestilenza alle altre aree del Regno di Sardegna, soprattutto come vedremo a Sassari che fu letteralmente devastata dall'epidemia. Ma questo lo vediamo la prossima volta.